Eccoci qua, perfetto, tutto a posto. Oggi cosa si gioca? Si gioca, voi già lo vedete, come al solito, a The Revenge of Death Adder. Adesso avvio il gioco. Che cos'è? È un capitolo di Golden Axe solo per arcade, nonché il primo a girare su una scheda a 32 bit della Sega, ovviamente. Andiamo a vedere un attimo l'intro. In che anno siamo qua? Mi pare nel 92? Sì, nel 92 è uscito un anno dopo del capitolo ufficiale, del secondo capitolo ufficiale per Mega Drive. Quindi diciamo che questa è una terza iterazione, ma non è Golden Axe 3. Quello sarebbe uscito un anno dopo su Mega Drive. Qua dei personaggi originali, ricordiamo chi sono, sono blu, rossi e verdi, no? Se vi ricordate i tre personaggi principali di Golden Axe, ovvero Axe Butler, il barbaro blu, Tiris Flare, la tipa, la barba, diciamo, la guerriera rossa, e Gilius Thunderhead, che è il nano armato di ascia verde, che noi vediamo qui, proprio in questa demo, che è l'unico che torna dei personaggi, però questa volta a bordo, diciamo, sulle spalle di questo energumeno. E voi direte, ma no, ma torna anche Axe Butler. Invece no, quello che ha appena lanciato la magia non è il solito protagonista di Golden Axe, ma è un altro tizio solo per questo capitolo. Adesso basta, l'introduzione è anche fin troppo lunga. Aumento un po' il volume qui per me. Mettiamo un po' di creditini e andiamo. E dice Stern, che appunto è nuovo. Dora, che è quella che utilizzeremo, la centaura. Goa, che ha sulle spalle il buon Gilius Thunderhead. E Trix, che questo lo usavo da piccolo, però adesso come adesso lui è troppo banale. Mi piace questo sprite qui. Usiamo Dora la centaura. Quindi questo cronologicamente non si è capito dove è situato. Stavo controllando prima. Ok. Le musiche sono quelle. Alzo un pochettino. Perfetto. Spero che si senta tutto bene. Aia. Mi piacciono molto come vibra lo schermo. No, vibra lo schermo, vibrano i personaggi dopo che li colpisci, come se arrivano delle sardelle molto più. Guarda queste. Molto più potenti. Il classico grido di morte preso proprio dai primi due capitoli. Come è di consueto, no? Una meccanica di Golden Axe sono proprio il cavalcare delle bestie. Infatti poi lei guarda che roba, in verità se lei cavalca, dici, oh, perché non mi prende? Ecco. In verità lei torna umana, come se in verità fosse, non lo so, vabbè. Infatti questo mi ha deluso, io pensavo fosse una vera centaura, ma può essere che lo sia. Poi fa ridere, c'ha sta mazza, sto doppio bastone, non lo so. Però mi gusta. No, torna anche il nanoide bastardo, si può dire bastardo, sì. Poi in questo pezzo, esatto, la musica si era interrotta per la cascata, non so perché, vabbè. Poi a lato in verità ci sono degli attacchi, tipo esatto c'è l'attacco aereo. Aia, questo c'ha tipo una mini catapulta. Ah, me la posso utilizzare pure io per far ridere. Spammiamo finché possiamo. Ok. Aia. Ok, primo boss. Usiamo una special. Sa che non gli ha fatto troppo. Però stannandola, gli ho potuto fare quello sgambettamento. Ecco, adesso qua c'è sto zoom un po' così, quindi anche per dare un po' profondità. Chissà, questo potrebbe essere lo scaling degli sprite della Sega.
Non so sicuro, però è utilizzato anche in altri giochi. Tanto era quello il metodo, no? Poi arriviamo a capire una cosa, che a differenza dei precedenti capitoli, questo ha dei bivi, ma pochissimi, solo in due parti, mi sa. Si può scegliere dove andare. Praticamente la trama che è The Tadder, che appunto si chiama La Vendetta di The Tadder, che è il boss, appunto, l'antagonista classico di Golden Axe, quello che vediamo sulle illustrazioni laterali. Torna e, boh, non so, si è fatto costruire un castello a forma di esso, non lo so. Si possono liberare queste donzelle. Oh, va, mi ha dato una potion di Magic Pool. Ah, ok. Questo mi piacque molto perché mi piacciono un botto i personaggi che oltre ai soliti. Volevo provare a usare una magia se sono ancora in vita, perché come abbiamo visto prima fanno delle animazioni alcuni, no? Solo quello di fuoco può darsi. Poi qui il sistema è diverso, vedi, dice che ho 12 pozioni su 4, vuol dire che usandole ne uso solo 4, ognuno ha una sua magia specifica. Oh, va, torna anche un boss classico. Guarda, infatti c'è un sacco di varietà di cavalcature su questo capitolo. Questo fa elemento. Aia. Questo è un boss classico che sul 2 o sull'1, non mi ricordo. Sono in due uguali, verdi però. Aia. Quindi diciamo che questa scheda a 32 bit della Sega, avevo letto, comunque fa degli sprite più complessi, ovvio che è più potente, quindi tutto anche una serie di situation. Ecco, come al solito c'è il pezzo che noi dormiamo e i nani malefici ci rubano le robe. Che odiosi. Vabbè, basta, mi sono stufato. Va? Dai, ne abbiamo recuperati abbastanza. Addirittura questa animazione è grossa, eh. Dice possiamo andare di qua o di là. Non me l'ha fatto scegliere. Ah, forse dopo. Ah, sì, infatti. Forest o cave? No, andiamo alla foresta, dai. La cave non c'ho voglia. Esatto, se tu premi salto mentre salti c'è un attacco di cavolo. Ma chi sono questi? Questi non mi ricordo, forse erano andato gli ente con gli ente scorcellatori, tipo. Ah, ecco cosa mancava. Devo un attimo tornare sulla chat per vedere se è tutto a posto. Ah, lo sapevo, ho perso del tempo. Perfetto. Se qualcuno ha scritto. Ah no, poi tanto. Ah sì, qualcuno ha scritto e non ho visto niente. Fantastico. Se puoi riscrivere, cerco di vedere loop. Quanti ricordi? La famosa esploratrice d'ora. Ah sì, è vero, infatti è proprio lei. Magari è Ranger di classe. Che sto leggendo dal cielo, no? Ma Doria non era Mora, non so se vi tracciate, io ero entrato per vedere Dora. Vi ho scammati, sì. Però questa è comunque Dora, ok. Ma che questo bastardo. No, gli gnomi, poverini. Ma chi so questi?
Oh, questo è forte, Dade. L'amantide che sfera i colpi al tutto. Oh, l'ha ammazzato, l'ha magnato. Se no, la mia seconda scelta sarebbe stato il nano sopra il gigante. Perché a parte nei primi due capitoli, Genius Thundered non si può usare. Anche nel 3 tipo è ferito, non so, alla stampella. No, troppa gente. Ho scelto di portare questo perché gli altri li possiamo vedere già su Mega Drive. L'uno, sì, c'è l'uno un po' meglio su arcade, infatti anche quello poteva essere interessante, però visto che questo è esclusivo, perché no? E poi è particolare. Tanto Golden Axe l'abbiamo già visto 100 volte. Lo scorpione questo cosa fa? Niente, mena. Quindi c'è o fanno attacchi elementali. No! Poverino, quasi mi dispiace. Mi si sente bene, no? Tutto a posto. Cosa sta succedendo? Ah. Dai, non mi dica adesso lo devo andare a prendere. Perfetto. Si può giocare anche in 4, mi sa. Non in questa versione, pare. No, non c'ho. Però nella demo sì, erano diversi. Ah, ho sbagliato, volevo dire una cosa. Questo è forte, però non mi pare che alcune mosse sono. Altre, le altre magie sono diverse. Fanno, sono più efficaci. L'uva si può prendere. Sì. Anche questa qua su. Vabbè, intanto siamo già a piena vita. Mamma mia. Zoomano questi sprite. Cos'è? Trappolone? Chi saranno gli Zulu di prima? Eccoli. Vabbè. Salviamo i gnomi, poverini. Jump and attack, powerful turning attack, esatto, per colpire dietro. No, voglio provare una cosa. No, non la fa l'animazione speciale. No, la rifaccio. No, niente, vabbè, era giusto per curiosità. Perché come avete visto nella demo, quando l'attacco di fuoco fa vedere il soldato che viene bruciato, ma penso solo all'inizio. Sono elmi. Stolti selvaggi. E poi cosa c'entrano adesso i teschi? Ah, da lì va.
Sono stati ingaggiati dalle... Oh, vedi? Si festeggia insieme. Ma perché quel cosciotto si muove? Non capisco. Un gioco gnomo? Degli gnomi? Quindi dove siamo andati? Foresta? Sì, noi siamo qua, ok. We renewed our... Cos'è c'era scritto? Ta-na. Ah, quindi diciamo, esatto, non è che ci sono dei bivi, ma possiamo scegliere due livelli completi, quindi alla fine è sufficiente, che due volte possiamo scegliere. Quindi due, se la matematica non è un'opinione, saltiamo solo due livelli, ma non ci interessa. Le balliste, ma queste si possono spostare, no? Faccio così, sparo dritto per dritto. Ah beh, ok, non è che ci devi saltare sopra, basta premere attacco. Ok. Ma i boss sono sempre queste barbare giganti, praticamente. Dai. Guarda che roba, è bella sta cosa, l'ho impallata così. Poi sono morto. Solo? Non si può dire quella parola. Esatto, proprio come il nostro clan di Conan. Questo cosa posso fare? Posso bastonare la gente e mi dà la roba. Vuole le pozioni, per favore. Bravino. Ah, ok, se li colpisco mentre appaiono, sold out, a posto. Che te ridi? Comunque di questo non l'ho rigiocato recentemente, quindi non mi ricordo nulla. E non so neanche quanto è lungo, però dovremmo essere già a metà forse. Ma chi è che fa sto verso? Ah, Lord, così. Praticamente lo stesso sprite di prima, solo con la faccia da ciclope. Ma che roba? Questa è la dritta. Ma che roba? Nuovo trick. Andiamo dal nostro amico nano panciuto. A sollevare un centauro, eh sì. Comunque i cavalli sono pesanti. E io su D&D si può fare il centauro. È figo. Liberiamo gli schiavi, maledetti, schiavisti, bastardi. Comunque l'ambientazione sì, è molto conanosa, conanesca. Anche vedere il protagonista, anche il disegnino alato, no? Cioè, io vado in picchiata, ecco. Eh sì, questo è molto figo, però certo, sicuramente in due o in quattro è molto più divertente.
Adesso noi lo facciamo per... Ah, eccoli, no, i gemelli soliti. No, guarda che bastardo, sta schiacciando. Questo è molto cattivo, con questo gioco. C'ha delle scene veramente cruenti. Ah, bravo, bella, bella domanda. Nel senso, chi vuole può venire, possiamo fare un gioco in due. E prima poi stavo vedendo che ci sono anche dei giochi di gare a schermo diviso che si possono fare, tipo, vabbè, Outrunners, per chi sa. E sarebbe figo perché alcuni sono da giocare in quattro e sono divertenti. Fa un attacco aereo questo? Sì, la doppia chelata. Bello. Ma chi è Barbara? Stava mangiando, capito? Ribalta tutto. Questi fanno i loro porci comodi qua. Il povero oste che è impaurito. No, ho sbagliato. Mi stavo confondendo qui. Comunque ricordo che le puntate si possono vedere in differita sull'omonimo canale, perché questo mi scordo sempre di dirlo all'inizio, perché magari uno alla fine neanche ci arriva molte volte. Vabbè, stanno pure dormendo qui, bastardi. Bella l'animazione di quando viene stordita, poverino. Posto. Chi c'è? Ma chi è? È buio, ma cavolo. No, bello che quando lo colpisci fa le scintille e si illumina temporaneamente. Però non sarà mai invulnerabile al mio attacco speciale. No, voglio, lo faccio entrare nello schermo perché voglio vedere chi è. Dai, vieni qua. Ah, uno scheletro malsano. Posto. No! Bastardo. Vado con tutto quel peso del cavallo. No, no, tutto regolare. Non c'è niente di perverso. No, no. Abbiamo salvato tutti i villani. I villagers. Oh, adesso andiamo al castello di Death Adder. Perfetto. Però c'è un bivio, ovviamente. Westgate. Non lo so, dove vado? Buona. Vado alla Westgate stavolta. Mi sembra più, ecco, più desertica. Sembra più figo. Sì, ho scelto West, come suggerisce il pubblico da casa. Sarebbe bello fare a votazioni. Poi dopo facciamo anche quello lì del quiz con l'aiuto da casa. Doomed only. Solo dannati. Siamo un po' nelle lande di Conan qua. No. Quello lì con la balista. Tiè. Ma c'è l'attacco. Ok. Era per capire. Bella questa ambientazione con tutte le croci, le spade. Non ho capito se sono croci o spade. Alcune croci, alcune spade forse.
Oh, fortissimo questo. Penso ce n'è uno simile sul 3, mi pare, che spara queste fiammine. No, proprio su, forse sull'1 e il 2. Mettiamo un po' di creditilli. Ok. No, quanto mi hanno tolto? Ah, with the player, ok. Perché c'è anche l'attacco, sì, questo lo sapevo. Lo sto leggendo lì nella colonna a sinistra, dove c'è l'illustrazione, che è scritto in piccolo, ma volevo dire se avevo fatto tutti gli attacchi. Sì, alla fine è molto basic. No, di nuovo gli enter riskinnati. No, sono andati via tutti, cioè eravamo in 5. Come si apre, no? Ho sbagliato. E con l'ultima cosa apriamo? Non si sa. Oh, un sacco di tizi tribali così. Oh, va? C'era un secret. Guardavo se ci fossero altri follower o iscritti, no? Perché non mi accorgo. Ah, da lì questi. Festeggiate poco. Ci può, infatti vedevo sto scarabeo Ercole. Non so, no, questo come si chiama? Bellissimo, infatti qua molti insetti ci sono, anche quelli da cavalcare. Qua si può cadere. Conoscendo Golden Axe, sì. Era giusto una curiosità. E ciao. Poi quello mi ha seguito pure. Ok, oh, oddio. Non è proprio la comodità massima. Che poi non si capisce la hitbox del terreno, va bene. Se era più profondo, mi... Scalcia, scalcia. Vado avanti così. Ah no, 9 e crediti massimi. Sono i crediti massimi. Eccolo, volevi, eh?
Adesso se è stordito io posso fare che scalcia. When? No, non riesco a leggere. Non ci ha capito niente. Qua posso entrare, no? C'è qualche secret. Ma faccio sti salti veramente incredibili. Fai vedere. Poi se ci vuole un po' di rincorsa. No, è proprio così. Anche. Tova, vai via. Proprio al limite devo saltare, ok. Qua ho fatto incetta. Sembra la sala di Death Adder. Siamo già arrivati, no? Io la rifaccio. Questi? Ma cosa servono? Bella l'animazione. Ah, forse qua c'è qualcosa che sberluccica, no? Oddio, che arriva così grosso? Boss un po' tutti uguali, con cambia il colore e la testa praticamente. Ma mi ricordo che nei capitoli classici erano più vari, sinceramente. Dai. Questi muoiono, spero. No, dai, che palle. Via. Che il boss è già morto, solo che appunto lei sale. Comunque è un classico di Golden Axe che cavalcano questi, tipo c'è la tartaruga gigante per spostarsi. Si vede che in questa ambientazione, ok. Scene 5, Defeat Death Adder, esatto, come dicevo, è il castello a forma di se stesso, molto tamarro. Tra l'altro io Death Adder l'avevo disegnato, se andate a vedere sul sempre l'omonimo profilo, ma stavolta di Instagram. Potete vedere alcune mie cose slegate al videogame, nel senso che lì ci metto i disegni perché è quello per cui ho studiato, ma ho studiato anche i videogame, no? Questa è una passione da sempre. Bello, quella la guerra dei poveri, trabucchi. Basta. Queste tolgono parecchio, comunque. Doppio boss, bellissimo quella cresta. Sono
Sono le due barbare di prima. Guardate che oltre facendo così possiamo usare gli strumenti d'assedio, però sono troppo. Ecco, perfetto. Devo solo farle entrare nella stessa linea. Ah, beh, il drago è nostro amico, quindi adesso eravamo nel braccio, adesso nel torso. Dai, perfetto. Poi non ho mai capito perché perdono colore i cattivi di Golden Axe, cioè un effetto tipico della serie. Che diventano monocromatici. No, non ho fatto in tempo a lanciare la special. Cioè la magia in questo caso. Poi sì, no, stavo pensando a altre curiosità. Dopo questo c'è il 3, avevamo detto. L'anno dopo sarebbe uscito il 3 per Mega Drive. Quindi sì, sprite inferiori, perché qua stiamo su una scheda arcade. Poi dopo è uscito per console di qua, non mi ricordo che generazione, nel senso che non mi ricordo il numero, comunque per 360 e PS3, un Ghost, sì, Ghost Rider, sì, c'ha un Golden Axe Beast Rider, che è una sola assurda, che però l'idea era anche carina, perché quanto ci vuole a fare un gioco così 3D, no? Che tu comandi Tiris Flare, la protagonista dell'1, il 2 e del 3, insomma, una dei personaggi selezionabili. Solo che cos'è che non è andato bene? Cioè, io tra l'altro ero tentato anche di giocarci, poi dopo ho cambiato idea, perché. Cioè, anche la grafica non era male, lei rifatta così, nuovo character design moderno, però il gioco era proprio scarno, era basato su le cavalcature fatte male, capito? Invece avrei fatto un gioco classico, anche single player, che te puoi scegliere il personaggio, facevi tre protagonisti classici. Però se uno vuole godersi una specie di remake tridimensionale di Golden Axe, c'è il remake del primo o del secondo, non mi ricordo, sulla collection Sega Ages, se non sbaglio, per PlayStation 2, che è proprio il remake del primo con modelli poligonali, fantastico. Buga buga buga. Ma questi si rompono? No. Troppa gente qua. Andiamo su. Così dico tanto, boh, perché nella mischia è un macello. Non ho capito come si fa la sgambettata, quando è stordito la fa, vedi? Fatto senza no damage praticamente. Ma che roba. Posso fare anche più alto. Se faccio doppio tocco.
Maledetto. Perché poi allora le magie non è che fanno chissà quanto. Dai, non mi dici che devo fare tutte le spalle per forza. Questi come li libero? Poi il bello è che stavo pensando, questo è un gioco senza punteggio, senza score, no? Ma perché allora ci fa raccogliere tutte ste robe? Cioè che sono poche però. Ah, ok, distruggendo le statue. Il boss di prima. Esatto, sgambettata perché stordito, aia. Ah no, sono stato io, perfetto. Perfetto. Oh, sto braccio cade direttamente, se no è troppo frustrante. Poi mi ricordo, infatti. Oh. Eccolo, il signore del male con la Golden Axe, Death Adder. Poi questo è il design con lo scudo così, che vedremo anche in Golden Axe The Duel, che è il picchiaduro di Golden Axe a incontri. Però non so se ne farò una puntata, perché i picchiaduro, come dicevo, se sono completabili in modo decente, in un tempo decente, si riescono a fare. Fighissimo, comunque questo è il design più figo che c'è. Col suo scudo, con la bocca. Però ho pensato a ovviare il problema dei picchiaduro difficili, fare dei versus, dei match con amici in versus, piuttosto che fare l'arcade e magari non finirlo. No, assorbe le magie, però tanto ti ho sconfitto. Però adesso ha il suo scudo. Ah, però adesso è privo del suo scudo. Ora posso usare le magie? Sì. Taci, miserabile. Questa combo completa. No, perché? Ah, lo lasciamo così, esplodere nel suo stesso castello. Egocentrico. Stiamo viaggiando verso casa. No, cosa? Questa non me la ricordavo. Cioè, mi ha seguito fino a lì, bellissimo. Come un film. Te massacra, come diceva. Dai, dai. Oh. Muori. No. No, grande Julius Thunderhead, che blocca l'attacco finale di Death Adder. E si sacrifica, mi sa, di aver capito. Forse ecco perché.
Quindi? Eh sì, si è sacrificato. Ah, così, fine. Secco. Mi fa scrivere il nome. Eccoli. E questo era Golden Axe, The Revenge of Death Adder. L'unico capitolo esclusiva arcade a 32 bit con la scheda Sega. Ecco qua, come al solito, si fa vedere tutti gli sprite insieme. See you next game. Ah, bello così, quanti ne ho uccisi? Death diversi. Che classe sono? Best of 10.000, va bene. Ah, ok, secco così, finito. E niente, ci vediamo alla prossima. Cosa portiamo? Forse un picchiaduro a incontri, ma 3D, non lo so. Vediamo se avete qualche preferenza. Votate, no, votate, scrivete ormai su YouTube, perché questa è la fine, come dico sempre. Grazie per chi c'è stato e per chi ci sarà. E ci vediamo al prossimo episodio, ecco, con la title screen. Un prossimo episodio di Un'estate al mame. Boh, alla prossima.